Esiste il linguaggio nel corpo. Esiste il linguaggio negli occhi. Il linguaggio verbale. E poi c'è il linguaggio dei segni. Il linguaggio dei segni. È possibile attraverso il senso della vista. Vogliamo recitare una poesia di Natale. E soprattutto una poesia di pace e di speranza. La poesia è in inglese. La reciteremo anche lì. La lingua italiana dei segni. Siete pronti? Are you ready? And look. Three, two, one, go. Ci sono delle parole bellissime, tipo peas. Ma anche family. The joy. To share. To help. L'istituto comprensivo Silone. Monte Simano Pescara.